Appartiene a chi crede alle proprie radici, le conserva, le nutre e trasmette frutti e principi. Nella vita ogni scelta è un miraggio, ma non basta ad essere sinceri. Occorre sacrificio e coraggio perché il sogno si avveri. La bellezza dei sogni è partire alla loro conquista. Lavoro, impegno e fatica, e talvolta non basta. Spesso occorre fortuna, ma nei sogni la vera bellezza è sudare insieme agli amici contro l'insidia imprevista. Il futuro appartiene al sapere dei nostri ragazzi, a chi mette a disposizione strumenti e mezzi. Nella vita ci vuole passione, ma non basta ad essere sinceri. Occorre una certa visione perché il sogno si avveri. Il futuro sorride a chi insegna cultura e vita. Si spende educando e disegna una strada a matita. Gli anni, quelli migliori, sono quelli quando si cresce e il disegno diventa colori perché tutto riesce. Con te, SNAL, sempre con te. Per te, SNAL, sempre per te. Per lottare ci vuole unione, legati allo stesso progetto, principio di condivisione, e sei tu l'architetto. Il futuro è legato a chi guida i nostri ragazzi, a chi mette a disposizione sapienza e mezzi. Nella vita ci vuole passione, ma non basta ad essere sinceri. Occorre una certa visione perché il sogno si avveri. Il viaggio per la conoscenza, la giusta via. La bellezza dei sogni è che il sogno cresca nella fantasia e trasformi il mondo reale in piena armonia. Con te, sta sempre con te. Per te, tutti benvenuti. Oggi discuteremo su una serie di argomenti di una certa importanza. Per chi non mi conoscesse, sono Pierfrancesco Caressa della segreteria dello SNALS, e sicuramente avremo più tardi la possibilità di
interloquire anche col segretario generale Elvira Serafini. C'è anche il nostro caro Gianfranco Buttari che ci comunicherà una serie di aspetti relativi anche al contratto. Ora, se noi andiamo a vedere l'oggetto dell'assemblea di oggi, appunto parleremo del CNL Stato dell'Arte. Naturalmente sapete che c'è ancora un'ipotesi di contratto, quindi non è stato ancora siglato il contratto definitivo. Poi parleremo di alcuni spinosi argomenti, quali i concorsi ordinari e straordinari che saranno espletati, ma soprattutto il DPCM del 4 agosto del 2023 che riguarda il nuovo sistema di abilitazioni. Poi ci sarà qualche spazio a qualche domanda, se faremo in tempo, visto gli argomenti che sono alquanto corposi e forse le due ore non saranno sufficienti, perché il DPCM, soprattutto del 4 agosto del 2023, è stato da noi snocciolato in tutte le sue parti, viste le difficoltà, perché purtroppo mi rendo conto che effettivamente è un po' complicato riuscire a comprendere tutti questo nuovo sistema dei 60, dei 30, dei 36, chi ha 3 anni di servizio, chi non ce li ha, che cosa accade, chi è iscritto ai corsi di laurea, eccetera. Ci sono una serie di elementi che cercherò di chiarire durante questa assemblea. Ovviamente tutto ciò comportava proprio un'analisi molto attenta del DPCM del 4 agosto 2023 pubblicato mi pare a fine settembre, 25 settembre, che descrive tutte le ipotesi di come sarà il nuovo sistema di abilitazione che entrerà a regime, però voi sapete, dal 1 gennaio del 2025, perché in questa fase siamo in una fase transitoria. Chi ha preso per esempio i 24 CFU entro il 31 ottobre del 2022 potrà partecipare a tutti i concorsi per tutto il periodo che si fermerà, insomma avrà il suo stop al 31 dicembre del 2024. Ma vediamo un attimo tutti questi aspetti. Se mi date però un secondo, vorrei chiudere la finestra perché passano auto e creano difficoltà nella discussione. Nel frattempo io vi faccio vedere queste slide che sono assolutamente sintetiche, poi ovviamente le pubblicherò sul sito dello SNALS in modo che possiate avere tutti un facile riepilogo di tutti i percorsi, però ripeto, meritano un approfondimento. Datemi un attimo per procedere a chiudere questa finestra. Eccomi qui. Allora, come vi ho detto, il DPCM che è stato pubblicato il 4 agosto del 4 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del numero 224 del 25 settembre 2023, prevede nuovi percorsi che riguardano esclusivamente la scuola secondaria di primo e di secondo grado, mentre per quanto riguarda i docenti della scuola dell'infanzia e primaria rimane tutto invariato il sistema di reclutamento. Che cosa succede con questo DPCM? Intanto DPCM permetterà l'attuazione della riforma della formazione iniziale e continua, nonché il reclutamento dei docenti, secondo quello che è la legge 79 del 2022, che ha convertito in legge il famoso decreto legge 36 del 2022. Chi riguarda praticamente questo DPCM? Riguarda non solo il percorso di formazione iniziale dei docenti di posto comune, ma anche il DTP delle scuole secondarie, e determina anche cosa? Anche i criteri e i contenuti dell'offerta formativa, i requisiti dei centri multidisciplinari che si occuperanno di organizzare questi corsi, le modalità organizzative di questi corsi, i costi massimi che devono essere a carico degli interessati, vi ricordo, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale al fine
del conseguimento di quella che è l'abilitazione all'insegnamento per le relative classi di concorso. Vi ho già anticipato che per quanto riguarda invece le situazioni precedenti, cioè i vecchi 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022, sarà possibile utilizzarli per partecipare ai concorsi a cattedra solo fino al 31 dicembre del 2024. Poi dal 1 gennaio del 2025 occorrerà per diventare docenti, vi ho detto, è importante, i 60 CFU in quelle che sono discipline antropo-psicopedagogiche, metodologiche, tecnologiche, didattiche e linguistiche. Il percorso sarà svolto durante il percorso di studi, eventualmente potrà essere svolto durante il percorso di studi universitario, naturalmente per quelle lauree che permetteranno appunto di insegnare. E per di più, per quanto riguarda quelle lauree che hanno il ciclo unico, per esempio mi viene in mente tipo scienza della formazione primaria, giurisprudenza, che hanno ciclo unico, no? Quindi non c'è il 3 più 2, ma un periodo unico di laurea, allora si potrà accedere al periodo di formazione dei 60 CFU una volta conseguiti almeno 180 CFU nella laurea, che poi corrisponderebbe in realtà al periodo necessario per conseguire una triennale. Perché voi, per chi magari non è addentro al sistema universitario, attualmente il sistema è un 3 più 2, oppure ci sono lauree al ciclo unico. Il 3 più 2 prevede 3 anni, quindi il conseguimento di 180 CFU, mentre il periodo della laurea magistrale prevede 120 CFU. Ci sono delle lauree come giurisprudenza e scienza della formazione primaria, ad esempio, che sono a ciclo unico, di conseguenza per poter accedere a questi percorsi da 60 CFU utili a conseguire l'abilitazione è necessario avere acquisito almeno per quel ciclo unico 180 CFU. Spero sia tutto chiaro finora. Volete dare un feedback, scusatemi, per quanto detto? Avete qualche dubbio? Così insomma vado avanti, anche perché l'argomento è abbastanza lungo e corposo e insomma è molto elaborato, ecco. Andiamo avanti, quindi vedo che non ci sono problemi. Andiamo, quindi abbiamo detto che il nuovo reclutamento degli aspiranti prevede la laurea magistrale, il nuovo, ripeto, che sarebbe quello che parte poi a regime dal 1 gennaio 2025, quindi la laurea magistrale oppure triennale per gli ITP, più un percorso di abilitazione di 60 CFU, più il concorso, più l'anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva. Per cui, avete visto, per poter entrare diciamo in ruolo, diciamo questo termine, adesso si usa a tempo indeterminato, occorre tutta questa questo iter per quanto riguarda i posti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi laurea magistrale, 60 CFU, poi bisogna fare il concorso, fare l'anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva. Gli ITP, come vi ho detto, sino al 31 dicembre del 2024, per chi non lo sapesse, gli ITP sono gli insegnanti tecnico-pratici che si trovano nelle scuole secondarie di secondo grado, per tutto il periodo che copre il 31 dicembre fino al 31 dicembre 2024, potranno regolarmente accedere ai concorsi esclusivamente con il diploma. Quindi niente 24 CFU, niente di tutto ciò, fino al 31/12 del 2024 gli ITP potranno accedere con il diploma. Dopo, ve l'ho detto, è necessario avere almeno una laurea triennale e effettuare il percorso dei 60 CFU. Naturalmente, per partecipare ai concorsi, quindi, vi ho detto, gli aspiranti della scuola secondaria di primo e secondo grado dovranno conseguire l'abilitazione tramite questi 60 CFU e poi superare una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. Per quanto riguarda, vi ho detto già, le lauree a ciclo unico, abbiamo i 180 CFU, per cui che cosa possiamo dire per riepilogare questa prima parte? Possiamo dire che per potersi abilitare è necessario conseguire i 60 CFU per i laureati, normalmente insomma gli attuali laureati, secondo le modalità dell'articolo 7,4 del nostro DPCM, ossia la laurea completa, cioè la laurea con i CFU idonei ad insegnare una disciplina, cioè
magari mi viene in mente giurisprudenza, per esempio, l'attuale giurisprudenza, no? le nuove lauree, non quelle conseguite ante 2001-2002, ma magari le ultime proprio, intendo, spesso sono mancanti di numerosi esami, per esempio manca per esempio economia politica ed è integrare, perché economia politica magari lo fanno ma è da 9 CFU, crediti formativi unitari, invece serve da 12. Poi c'è istituzioni di diritto pubblico che solitamente manca, di solito manca politica economica, economia aziendale e statistica economica. Quindi per poter accedere eventualmente a questo percorso dei 60 CFU i nuovi laureati dovranno necessariamente integrare la laurea. Per quanto riguarda invece gli ITP, articolo 7,4, abbiamo detto per riepilogare che fino al 31/12/2024 serve esclusivamente il diploma. Dal 1 gennaio 2015 avranno bisogno della laurea triennale. Scusate ancora un attimo, una informazione importante, vi devo un attimo lasciare, intervengo. Eccomi qui, scusate, era una comunicazione importante. Quindi riepilogando, vi dicevo, i 60 CFU per i nuovi laureati, quindi devono avere la laurea completa con i CFU idonei, vi ho fatto l'esempio del caso di giurisprudenza. Gli ITP, vi dicevo, che devono avere la laurea triennale dopo il 31 dicembre 2024, invece fino al 31 dicembre 2024 possono tranquillamente partecipare con il diploma, e poi, come vi ho detto, possono anche iscriversi ai corsi dei 60 CFU i laureandi, e per quelli al ciclo unico devono avere almeno 180 CFU nel loro aver conseguito almeno 180 CFU, come vi ho detto. Che cosa succede? Come è strutturato questo percorso? A differenza del percorso precedente, quello dei 24 CFU che era di tipo trasversale, questa volta i percorsi saranno specifici per ciascuna classe di concorso. La struttura del percorso inoltre comprende 10 crediti di area pedagogica e di attività di tirocinio diretto che devono essere svolti in classe, e anche indiretto, non inferiori, però il tirocinio indiretto che si fa presso gli atenei non deve essere inferiore a 20 CFU. Quindi vi ricordo, no, che questa volta, a differenza dei 24 CFU che erano di materie trasversali, vi ho detto che occorrerà una formazione sulla specifica disciplina della classe di concorso. Ora andiamo a vedere come sarà strutturato il percorso. Il percorso sarà strutturato in questo modo. Intanto è indicato l'articolo 7,1 e 2 del famoso DPCM di cui stiamo parlando, del 4 agosto. Il percorso dei 60 CFU sarà così, diciamo, espletato. Abbiamo 10 CFU in discipline di area pedagogica, 15 in tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, poi abbiamo 5 CFU di tirocinio indiretto, poi abbiamo 3 di CFU nell'ambito della formazione dei bisogni educativi speciali, no? Didattica inclusiva, poi abbiamo 3 in discipline di area linguistico digitale, 4 in discipline psicosocio-antropologiche,
Poi 18 in didattica delle discipline metodologiche e tecnologiche e tecnologie didattiche applicate quindi alla disciplina di riferimento. Ed infine abbiamo 2 CFU in discipline relative alle competenze in merito alla legislazione scolastica. Quindi la struttura dei corsi da 60 CFU sarà così organizzata. Infatti, se sommate i crediti che vi ho detto, 10, 15, 5, 3, 3, 4, 18 e 2, ovviamente arriviamo ai 60 CFU. Vi ho detto che il percorso abilitante entrerà in vigore, dei 60 CFU entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025, fino a quella data abbiamo il vecchio percorso. Come verrà poi organizzato il percorso? Il percorso verrà organizzato grazie, cioè si individuerà presso l'università una figura che è il tutor che verrà a affiancare il tirocinante, e il tutor sarà scelto fra i docenti anche della scuola, scuola secondaria di secondo grado o di primo grado, che faranno apposita domanda. Quindi ci sarà questo tutor, e questo tutor è previsto, se voi andate a vedere il DPCM, all'articolo 10 di questo DPCM. Che cosa farà il tutor? Il tutor affiancherà, vi ho detto, il tirocinante, compilerà insieme al tirocinante il cosiddetto RE portfolio delle competenze professionali acquisite proprio dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche che vengono ad emergersi durante il tirocinio nel gruppo classe. Queste verranno attestate proprio in un diario di tirocinio. Il tirocinio dove si svolge? Ovviamente si svolge, come noi sappiamo, insomma, siamo perfettamente a conoscenza perché abbiamo visto molti tirocinanti a scuola anche negli anni passati, si svolge presso le scuole, le istituzioni scolastiche, compresi i CPIA, no? I centri provinciali per l'istruzione per gli adulti, come ci si accrediterà? Pochi giorni fa ho già visto una comunicazione del direttore generale che ha inviato alle scuole una richiesta proprio di accreditamento delle scuole per questi tipi di attività. Quindi le scuole saranno accreditate, le scuole che ovviamente faranno domanda. Come sarà questo percorso dei 60 CFU? Allora, intanto è richiesta una presenza minima del 60% delle attività formative. Poi le attività dovranno essere svolte interamente in presenza, oppure, ad eccezione delle attività di tirocinio e di laboratorio, in modalità telematica, purché queste non superino il 20%. Attenzione però che in questa fase transitoria, ossia nel periodo che va 2023-2024 e 2024-2025, con l'approvazione del decreto legge della pubblica amministrazione bis, che dovrebbe essere la legge 112 del 2023, sì, i percorsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica sincrona fino al 50% del totale. Ok? Naturalmente questa possibilità non è prevista per le attività di tirocinio e laboratorio, per cui, ripeto, la presenza necessaria è il 60%. I corsi devono essere fatti in presenza, compresi laboratori e tirocini. Okay? Il 20% potrà essere telematico, online, okay? Le lezioni potranno essere online, però abbiamo una deroga per il 2023-2024 e 2024-2025 che l'università può, attenzione, non deve, può organizzare nei limiti del 50% questi corsi online ad esclusione di tirocini e laboratori. Spero che sia tutto chiaro anche questo. Andiamo avanti. Altri punti da considerare. In che cosa consiste la prova finale di questo percorso abilitante dei 60 CFU? Questo previsto dall'articolo 9 del DPCM di cui stiamo parlando, del 4 agosto. Allora, l'esame finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che valutano l'acquisizione delle competenze professionali delineate nell'allegato A del DPCM stesso. Quindi adesso non lo analizziamo l'allegato A, perché veramente già il tempo è poco, però basterà vedere quali sono quelle competenze da conseguire. Per quanto riguarda la prova scritta, in che cosa consiste? In un'analisi critica breve di episodi, casi, situazioni e problemi emersi durante il tirocinio del percorso di formazione iniziale,
Serve a verificare anche le competenze acquisite dal tirocinante nelle attività svolte in classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio e all'acquisizione delle conoscenze delle materie psicopedagogiche. Allora, poi chi dovrà fare queste prove? Dovrà sostenere anche queste prove? Allora, abbiamo queste prove, dovranno essere sostenute anche per i cosiddetti vincitori di concorso straordinario, che non sono abilitati, no? Quindi coloro i quali fanno parte di quelli individuati all'articolo 7,6. L'articolo 13 prevede anche queste prove per il conseguimento di ulteriori abilitazioni. La prova scritta poi consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa anche mediante tecnologie digitali multimediali inerenti alla disciplina o le discipline delle relative classi di concorso. Per cui diciamo che per quanto riguarda questi soggetti particolari, cioè coloro che sono vincitori di concorso straordinario oppure coloro i quali devono conseguire un'ulteriore abilitazione, la prova scritta è lievemente diversa, quindi devono progettare questa didattica, questa attività didattica innovativa grazie anche alle tecnologie multimediali. In che cosa consiste la lezione simulata? La lezione simulata è della durata massima di 45 minuti, prevede la progettazione di un'attività didattica innovativa con la quale vengono illustrate le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche fatte in relazione al percorso di formazione iniziale per la specifica classe di concorso. La commissione giudicatrice dell'esame finale sarà composta da due professori universitari o comunque delle istituzioni AFAM, sapete, nell'alta formazione artistica e musicale, membri del consiglio didattico, dei quali uno dei due avrà le funzioni di presidente. Inoltre fanno parte anche della commissione un membro designato dall'ufficio scolastico regionale, un esperto esterno di formazione nelle materie pertinenti al percorso abilitante, che può essere selezionato anche fra i tutor. Okay? Quindi abbiamo anche questa organizzazione per quanto riguarda la commissione. Naturalmente la commissione come assegnerà il punteggio? Avrà la facoltà di assegnare un punteggio massimo di 10 alla prova scritta e di 10 alla prova simulata. Come si supera questa prova? Con quanto si supera questa prova? Con un punteggio pari almeno a 7 decimi, quindi bisogna avere 7 decimi almeno alla prova scritta e 7 decimi alla lezione simulata, altrimenti non si ritiene superato. Ci chiedeva anche qualcuno, ma possono essere riconosciuti i crediti? La risposta è sì, cioè il riconoscimento dei crediti è previsto dall'articolo 8 del DPCM, dice per quanto concerne quindi la possibilità di raggiungere i 60 CFU, possono essere considerati validi i 24 CFU o CFA, no? Secondo l'ente che li ha rilasciati, ottenuti in base al sistema normativo precedente, cioè conseguiti entro il 31 ottobre 2022, con la condizione imprescindibile di aver acquisito almeno 10 CFU CFA derivanti da tirocinio diretto. Possono essere anche riconosciuti, nel limite massimo non superiore a 12, i CFU conseguiti durante i percorsi di laurea, purché siano rispettosi di quelli che sono, diciamo, gli obiettivi formativi del famoso allegato A di cui vi ho detto in precedenza. Bene, che cosa succede? Poi andiamo a parlare proprio della fase transitoria e dei cosiddetti percorsi abbreviati, perché abbiamo anche i percorsi da 30 e da 36 CFU che sono previsti all'articolo 14 del DPCM. Allora, il passaggio al nuovo reclutamento dei docenti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado avverrà in maniera graduale, come vi ho detto, ed è prevista una fase transitoria, come vi ho detto, al 31 dicembre 2024, che prevede alcune eccezioni, soprattutto l'istituzione di percorsi abbreviati da 30 e 36 CFU. Durante questa fase transitoria si apriranno una serie di opportunità per i docenti che desiderano partecipare ai concorsi a cattedra. I requisiti per l'ammissione sono differenziati rispetto alla norma e sarà offerta la possibilità di accedere alle selezioni in modi alternativi. La prima opzione prevede il possesso del titolo di studio richiesto per la specifica classe di concorso, accompagnato da un totale di 30 CFU,
in alternativa, è possibile partecipare ai concorsi con un totale di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Quindi c'è la possibilità di effettuare un percorso abbreviato da 30 CFU e partecipare ai concorsi in questa fase transitoria, per coloro i quali non hanno potuto prendere i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, e possono partecipare ai concorsi fino al 31 dicembre del 2024 coloro i quali hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. Spero sia chiaro, cioè si sta facendo qui una differenza fra coloro i quali non hanno potuto conseguire i 24 CFU entro quella data, 31 ottobre 2022, si sono laureati magari dopo, dice ma come mai io non posso partecipare? Ci sarà la possibilità di partecipare ai concorsi prendendo 30 CFU. Appena le università, insomma, a breve si organizzeranno per poter permettere il conseguimento di questi 30 CFU. In tal caso, una volta conseguiti, fino al 31 dicembre 2024, in questa fase transitoria, si potrà partecipare ai concorsi. Ok? Andiamo avanti. Ovviamente, in entrambi i casi, sia quello che è riuscito a conseguire i 30 CFU, sia quello che ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre, sarà poi necessario, per 2022, sarà poi necessario integrare i crediti mancanti durante il primo anno di assunzione in prova con contratto a tempo determinato. Quindi, coloro i quali avranno superato il concorso, poi dovranno integrare i crediti che mancano durante l'anno di prova. Ok? Inoltre, per consentire al maggior numero di docenti a partecipare ai concorsi, sono previsti diversi tipi di percorsi abilitanti da conseguire. Per esempio, vi ho già anticipato, ho fatto uno schema a riguardo, vediamo se c'è già qui, così lo vediamo. No, qua già abbiamo i costi, sì, vabbè. Comunque ve lo anticipo con i costi. Comunque, riepilogando, i percorsi sono così: 30 CFU per chi ha il titolo di accesso e poi dovrà recuperare i 30 CFU, 36 CFU da conseguire per chi ha conseguito la laurea col titolo d'accesso idoneo, più 24 CFU preso entro il 31 ottobre del 2022, e poi il percorso da 30 CFU per chi ha il titolo di accesso più 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale e paritaria, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale partecipa. Lo stesso vale per i candidati che hanno superato il concorso straordinario bis, anche in questo caso dovranno conseguire i successivi 30 CFU. E ancora altri 30 CFU possono essere conseguiti solo, coloro i quali sono abilitati in un'altra classe di concorso oppure grado di istruzione oppure specializzati nel sostegno. Questo è un'altra possibilità, magari dei docenti, ad esempio, che ultimamente si sono specializzati senza ovviamente abilitazione, perché il TFA di sostegno ha permesso finora di partecipare anche con la laurea completa più i 24 CFU, però non hanno conseguito l'abilitazione sulla disciplina. Con il conseguimento di ulteriori 30 CFU potranno poi conseguire l'abilitazione. Idem per coloro i quali sono abilitati in un altro ordine di scuola, ad esempio, tante volte che molti docenti che definiti ingabbiati, no? Che sono abilitati alla scuola primaria, sono di ruolo nella scuola primaria, sono laureati, hanno delle discipline utili a insegnare nella scuola secondaria di secondo grado, non avevano nessuna possibilità di conseguire l'abilitazione. Di conseguenza, che cosa succede? Grazie a questi 30 CFU potranno conseguire l'abilitazione per la scuola secondaria di secondo grado e quindi poi procedere con le normali procedure, no? di passaggio eventualmente alla scuola secondaria di secondo grado, magari in un passaggio di ruolo, ad esempio.
diciamo che abbiamo visto questi ulteriori aspetti, poi altri 30 CFU, vi dicevo, li devono conseguire i neolaureati oppure per coloro che non hanno ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre del 2022, validi per l'accesso ai concorsi fino al 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso di vittoria di un concorso. Quindi, che cosa significa? Che i neolaureati, come vi ho detto prima, non hanno potuto conseguire i 24 CFU entro il 31 ottobre del 2022, possono conseguirne 30, partecipare al concorso. Quando superano il concorso dovranno poi, durante il contratto a tempo determinato, integrare i 30 CFU e poi usciranno abilitati. Così rispondiamo alla domanda della signora Chiarelli. Ok? Escono abilitati dopo che hanno conseguito tutti i 60 CFU. Andiamo avanti. La tempistica, tutti quanti ci chiedono anche della tempistica. Quando saranno attivati? Quando partiranno? Allora, quando partiranno, le università si stanno organizzando. Se voi vedete, ci sono già delle pagine previste per quanto riguarda l'attivazione dei corsi. Ovviamente, ripeto, purtroppo in Italia le cose non sono mai rapide. C'è la legge e poi bisogna attuarla, bisogna capire operativamente come si fa. E quindi è quello che sta avvenendo. Comunque a breve devono partire, anche perché i percorsi da 30 CFU devono finire entro il 28 febbraio del 2024, rendiamoci conto, no? Siamo ad ottobre, mentre quelli dei 60 CFU devono completarsi entro il 31 maggio del 2024, per cui diciamo i tempi, come vedete, sono abbastanza stretti. Andiamo a fare adesso una sintesi di tutte le tipologie dei casi analizzati, cioè dei 30, dei CFU, dei 36, che cosa si fa, che cosa non si fa, così poi abbiamo un'analisi completa di tutti questi aspetti. Ora, che cosa dice? Quindi abbiamo detto, facciamo una sintesi per tipologia dei percorsi abilitati facilitati previsti. Allora, i 30 CFU per il conseguimento di ulteriore abilitazione previsto dall'articolo 13 DPCM allegato 2. Cioè, i docenti che sono già in possesso di abilitazione per una determinata classe di concorso o per un diverso grado di istruzione e coloro che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno potranno conseguire un'altra abilitazione in ulteriore classe di concorso o gradi di istruzione, se in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso, mediante l'acquisizione di 30 CFU nell'ambito di un percorso universitario di formazione iniziale specificatamente dedicato alla metodologia e tecnologie didattiche applicate alle materie di riferimento. Attenzione! Che bisogna avere ovviamente il titolo idoneo. Non è che io sono diplomato magistrale ante 2001-2002, non ho la laurea, non ho nulla, pretendo di fare 30 CFU per andare al superiore. Questo è chiaro, però bisogna dirlo, no? Non lo diciamo. Quindi devo avere il titolo idoneo per poter avere accesso alla classe di concorso. Sono magari di ruolo nell'ordine di scuola della primaria, allora, visto che ho la laurea idonea per poter insegnare una disciplina della scuola secondaria o di primo o di secondo grado, posso fare questo percorso abbreviato dei 30 CFU. Spero che sia anche qui chiaro. Dunque, con la legge 112 del 2023 sono state apportate alcune modifiche, in particolare i 30 CFU in queste metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento potranno essere acquisite anche attraverso modalità telematiche sincrone, in deroga al limite del 20%. Vi ricordo che i corsi bisogna farli in presenza, tirocini e laboratori. C'è la possibilità per le università di fare delle lezioni online per il 20%. Qui, per questo percorso abilitante, è in deroga, possiamo andare in deroga, quindi questi 30 CFU potranno essere acquisiti anche tramite modalità telematiche sincrone. Per questi casi, per coloro i quali hanno un'altra abilitazione, per coloro i quali sono specializzati sul sostegno, eccetera, eccetera. In più, la legge 112 ha permesso un'ulteriore deroga. Non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU. Quindi, chi deve prendere i 30 CFU, che si trova in quella situazione, di prendere un'altra abilitazione o c'ha l'abilitazione in ordine inferiore di scuola, il TFA di sostegno, farà 30 CFU, l'università può farli tutti telematici, può, e viene eliminato il tirocinio diretto pari a 10 CFU. Ok? Spero sia chiaro. Andiamo avanti. Abbiamo l'altro caso.
30 CFU per i docenti con 3 anni di servizio o vincitori del concorso straordinario BIS. Cosa succede? Per i docenti che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti, ok? Quindi 3 anni anche non continuativi, purché siano fatti nei 5 anni precedenti, sia nella scuola paritaria che nella scuola statale, e che siano vincitori di concorso, l'integrazione della formazione iniziale e il superamento della prova finale necessaria all'abilitazione avviene nel primo anno di missione in servizio a tempo determinato, durante il quale dovranno essere conseguiti 30 CFU, fermo restando che almeno un'annualità deve essere stata effettuata sulla specifica classe di concorso per la quale si partecipa. Ok? Quindi, come vedete, chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni tra scuola statale e paritaria, di cui almeno uno nella classe di concorso individuata, oppure i vincitori del concorso straordinario BIS, faranno questo percorso da 30 CFU per conseguire l'abilitazione. Lo stesso vale per i candidati, ovviamente, che hanno superato il concorso per lo straordinario BIS. Che cosa dice? Il DPCM stabilisce anche la struttura di questi 30 CFU, che adesso vi comunico, sono il percorso stavolta prevede 4 CFU in discipline di area pedagogica, 3 in formazione inclusiva delle persone con BES, 3 in discipline di area linguistica digitale, 3 in discipline psicosocio-antropologiche, 6 in didattica delle discipline metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento, 2 relative alla didattica delle discipline metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e 9 di tirocinio indiretto. Ok? Questa è la struttura di questa situazione, di questo caso, di docenti che hanno insegnato 3 anni, hanno fatto 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni oppure i vincitori dello straordinario BIS. Ora, cosa succede? Andiamo ad analizzare i 30 CFU necessari prima e i 30 CFU necessari dopo il concorso per coloro i quali rientrano nell'articolo 14,2 e 3 del DPCM. Allora, fino al termine del 2024, l'accesso ai concorsi per l'insegnamento sarà possibile anche per chi ha completato solamente 30 CFU. Abbiamo detto prima, no? Il caso, i neolaureati che non hanno fatto in tempo a conseguire i 24 CFU entro il 31 ottobre del 2022, allora possono partecipare ai concorsi per tutto il periodo fino al termine del 2024 con 30 CFU del percorso formativo. Ma non è che finiscono lì, cioè nel senso che hanno conseguito i 30 CFU e basta. Poi che cosa succede? Quando vincono il concorso, avendo ottenuto solo 30 CFU universitari e accademici, saranno tenuti a completare la formazione iniziale con gli ulteriori 30 CFU. Inoltre, dovranno superare la prova finale necessaria all'abilitazione nel loro primo anno di servizio a tempo determinato. Quindi, ricapitolando, cosa succede? Sono neolaureato, non ho preso i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, faccio il percorso da 30 CFU, vinco il concorso, vengo assunto a tempo determinato, devo completare i 30 CFU e poi dovrò sostenere le prove durante il primo anno di formazione a tempo determinato. Solo così avrò la conferma in ruolo e sarò abilitato. Okay? La struttura di questi 30 CFU com'è? Allora, la struttura per la partecipazione al concorso, quindi dei primi 30 CFU, sarà 6 CFU in discipline di area pedagogica, 5 di tirocinio diretto, 3 in formazione inclusiva delle persone con BES, 3 in discipline di area linguistico-digitale, 4 in discipline psicosocio-antropologiche, 9 in didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Poi gli altri 30 CFU dovranno prevedere invece quelli che farò successivamente durante il mio contratto a tempo determinato, prevedono 4 CFU in discipline di area pedagogica, 15 di tirocinio indiretto, 9 in didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e 2 per quanto riguarda le competenze relative alla legislazione scolastica. Altro caso è quello dei 36 CFU che dovranno conseguire i docenti che ne hanno presi 24, quindi conseguiti entro il 31
ottobre del 2022. Questo caso è previsto dall'articolo 14,4 del DPCM. Allora, per i docenti che hanno conseguito i 24 CFO, quindi entro questo 31 ottobre, è prevista la possibilità di partecipare al concorso a cattedra anche in assenza di abilitazione, perché ovviamente voi sapete, c'è una laurea più 24 CFO, possono partecipare. Tuttavia, in caso di superamento del concorso, gli stessi stipuleranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale con 36 CFU per abilitarsi, a seguito di superamento quindi di una prova scritta e di una lezione simulata. Quindi, come vedete, il conseguimento dei 60 CFU permette di avere l'abilitazione. Le possibilità di deroga comunque comportano delle integrazioni, salvo per coloro i quali non hanno già un'abilitazione e oppure hanno conseguito il TFA di sostegno. Quindi che succede? Ti permetto di partecipare ai concorsi col 24 CFU, laurea completa più i 24 CFU, però poi una volta assunto a tempo determinato mi devi completare i 36 CFU mancanti utili per conseguire l'abilitazione previo superamento della prova scritta e di una lezione simulata. Come viene organizzata la struttura dei 36 CFU da recuperare? Ve la dico, prevede 3 CFU in discipline di area pedagogica, 10 di tirocinio diretto, 3 di tirocinio indiretto, 3 in discipline di area linguistico-digitale, 15 in didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento, 2 in discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica. Ok? Arriviamo ai costi, i costi che sono individuati nella slide, ve li evidenzio. Allora, cosa dice il DPCM sempre per questi costi? I costi, i percorsi di 60 CFU dovranno prevedere un costo massimo di 2.500 euro. Tenete presente che sono a carico del corsista, no? Del vincitore di concorso. I percorsi abbreviati per i vincitori di concorso, per i docenti già abilitati e per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU, il costo massimo è di 2.000 euro. Per quanto riguarda i percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso, sempre è di 2.000 euro. Il costo della prova finale è di 150 euro. Ok? Il decreto però stesso, si legge nel decreto che i costi massimi vengono aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e di concerto con il nostro Ministero, no? Il MIM, Ministero dell'Istruzione e Merito. Okay? Come altra domanda che mi viene fatta spesso è come viene individuato il fabbisogno dei docenti e l'attivazione dei percorsi abilitanti. Tutti chiedono, è a numero chiuso, è aperto, entrano tutti, come funziona? Ecco. Ah, questa risposta ce lo dà proprio l'articolo 6 del DPCM e dice che il Ministero dell'Istruzione e del Merito individua il fabbisogno dei docenti per i 3 anni scolastici successivi per il Sistema Nazionale di Istruzione, ivi comprese le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero. Nello specifico, il fabbisogno dei docenti verrà stimato per classe di concorso, tenendo conto di questi aspetti. Quindi, che cosa viene fatto? Una stima. Dice, qual è il fabbisogno che mi servirà, il fabbisogno proprio di cui avrò necessità, come lo calcolo? Si fa una stima. Su che cosa? Su questi aspetti, tenendo conto di questi aspetti. Si tiene conto dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato. Quindi sui posti vacanti dopo che è stata individuata appunto la programmazione regionale degli organici, perché gli organici, la regione individua la necessità di organico. Quindi sulla base dei posti vacanti che vengono individuati su questa programmazione è già un elemento che serve a individuare il fabbisogno dei docenti che devono essere abilitati. Poi, altro elemento da considerare è il contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti nel triennio precedente. Quindi vado a vedere quanti docenti a tempo determinato ho assunto senza abilitazione su posti disponibili ma non vacanti. Cioè disponibili ma non vacanti significa, dalla parola stessa, non è che il posto è vacante, è disponibile. Cioè
significa che è coperto da qualcuno, titolare, però questo titolare non c'è per un qualsiasi motivo lecito, ovviamente, e quindi è un posto comunque disponibile. Poi dei posti, questa volta anche dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all'estero, quindi vanno a vedere anche quanti posti vacanti e disponibili ci sono nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per quanto riguarda le scuole all'estero, e poi delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionali delle regioni, quantificate in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dalla comma 3 articolo 6 del DPCM, in una maggiorazione fino al 30% del fabbisogno stipato sulla base delle lettere A e B dello stesso. Quindi si tiene conto anche della necessità delle scuole paritarie di avere il personale abilitato. Quindi per individuare il fabbisogno si terranno dei percorsi, no? Quindi il fabbisogno dei docenti da abilitare, si terrà conto di questi elementi, di questi aspetti. Ora, che cosa succede? Il Ministero dell'Istruzione del Merito, quindi, comunica al Ministero dell'Università della Ricerca, il cosiddetto MUR, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale docente calcolato sulla base di quei parametri che ho appena comunicato. Successivamente le università e le AFAM, secondo le modalità definite dal MUR, indicheranno in una apposita banca dati il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso. Quindi, una volta che hanno avuto le comunicazioni, l'università dice: va bene, allora io ti comunico che il potenziale formativo, il potenziale di cui io potrei, il potenziale che io potrei formare io università, ogni 3 anni è questo, ti dà un numero sulla base di quello, no, che può abilitare. Naturalmente adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali con riferimento alle singole classi di concorso. Quindi, con decreto del MUR da adottarsi ogni anno, sentito il MEM, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto, un attimo solo, che c'è un'altra informazione di servizio. Eccomi, scusatemi. Quindi, ora, se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile, le università possono programmare a livello locale l'accesso a tali percorsi. Che cosa significa questo? Che ci potrebbe essere anche il numero chiuso. Cioè, se il numero eccede, ovviamente il fabbisogno inviato dal Ministero e l'Università ovviamente sulla base di quel numero individua quanti può abilitare, e il numero di richieste eccessivo ci potrebbe essere anche il numero chiuso, ok? Dunque questi sono gli aspetti, però al momento diciamo che potrebbe in questa prima fase non esserci questa necessità del numero chiuso. Dunque, poi per completare abbiamo l'argomento, abbiamo chiudo la porta. Per completare l'argomento parliamo anche delle cosiddette quote di riserva. Dunque, le quote di riserva per i titolari di contratto di docenza articolo 14. Comma 6 del DPCM. Allora, in questo caso dice che il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado che nell'anno scolastico precedente l'avvio dei percorsi abilitanti risulti titolare di contratti a tempo determinato, quindi no, prima dell'avvio ha avuto un contratto a tempo determinato presso un'istituzione scolastica statale o scuola paritaria,
ovvero nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, potrà accedere per i primi tre cicli, no? Tre cicli dei 60 CFO che si faranno, ai percorsi relativi alle classi di concorso riferite al contratto di docenza, nei limiti della riserva dei posti del 45% per il primo ciclo, quindi secondario di primo grado, e del 35% per il secondo e terzo ciclo. Ok, no, scusate, per il primo ciclo è la riserva, non secondario di primo grado, perdonate. Quindi, chi ha avuto un contratto a tempo determinato, prima dell'attivazione di questi percorsi, nei primi tre cicli avrà addirittura la possibilità di una riserva per poter avere accesso del 45% per il primo ciclo dei tre, e nel secondo e terzo ciclo avrà la riserva del 35%. Era un altro aspetto da voler analizzare. Vedo che c'è una domanda al volo, poi completo l'argomento, giusto per dirvi. Una serie di domande. Chi frequenta il TFA di sostegno può abilitarsi contemporaneamente alla propria classe di concorso? Ve lo rinvio, ve lo comunico successivamente questa domanda, perché vi farò vedere qualche domanda che mi è capitata. Le università organizzano questi corsi? Certo che le università organizzano questi corsi, sono loro che li organizzano. Poi scusatemi, è stato già detto, ma vorrei capire che fa un ragazzo neolaureato. Appena laureato, un ragazzo, se ha conseguito tutti i CFU idonei a completare la sua classe di concorso per poter insegnare una specifica disciplina, può con 30 CFU partecipare a tutti i concorsi entro il 31/12 del 2024. Se poi lo supera, dovrà integrare durante il suo contratto a tempo determinato ulteriori 30 CFU. Ok? Spero di aver risposto anche a questa domanda. Ora, ultima cosa sulle riserve, e occorre precisare di quelle riserve che vi ho detto, quindi il 45% di coloro i quali hanno avuto un contratto a tempo determinato nell'anno precedente all'avvio dei concorsi, quindi al primo ciclo il 45% e secondo e terzo ciclo il 35% di riserva, è da precisare che il 5% di tale quota è riservato ai titolari di contratto di docenza nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Quindi se hanno avuto anche, c'è qualche docente che ha avuto questi contratti prima, ripeto, prima dell'avvio di questi percorsi abilitanti, avrà diritto anche a questa riserva. Vedo ancora domande, tipo per esempio l'ITP. L'ITP abbiamo detto che fino al 31/12 del 2024 possono partecipare con il solo diploma, ok? Poi dovranno prendere la laurea triennale ai 60 CFU. Andiamo avanti, continuiamo, perché purtroppo le domande poi le vediamo alla fine. Cerco di rispondere a qualcuno al volo, però. Allora, per esempio, arriviamo a qualche domanda che mi è pervenuta, giusto per concludere l'argomento, poi sicuramente passerò la linea a qualche collega, anche perché mi sono preso quasi un'ora dell'assemblea, ma intanto vi dicevo, ed è una sintesi, figuratevi, l'argomento è abbastanza corposo. Allora, che cosa succede? Alcuni mi chiedono, c'è la compatibilità? Ecco, infatti la signora Fabiana Ciaccia idem ha fatto la stessa domanda. C'è la compatibilità tra percorsi universitari ex DPCM 4 Cost 2023 ed altri corsi universitari? E vi dico chiaramente. Allora, la legge prevede che a decorrere dall'anno accademico 22-23, quindi possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea magistrale o triennale anche presso diverse università, purché appartengano a classi di laurea diverse, con il conseguimento di due titoli di studio distinti. Occorre in ogni caso che i due corsi si differenzino per almeno due terzi delle attività formative. Due corsi di diploma accademico di primo e secondo livello AFAM o corso AFAM contemporaneamente ad un corso di laurea o master o dottorato di ricerca o specializzazione. Un corso di laurea o di laurea magistrale o master o dottorato di ricerca o specializzazione, ad eccezione della specializzazione medica. Nel caso in cui uno dei due corsi sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso a condizione che non sia previsto l'obbligo di frequenza, salvo che la frequenza obbligatoria non sia limitata alle sue attività di laboratorio e tirocinio. Per quanto riguarda in particolare la compatibilità tra corsi universitari e TFA sostegno, una FAC ministeriale, la numero 11 esattamente, del 10-10-2022, ha chiarito
che la specializzazione per il sostegno, di affiliati di sostegno ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione? Si faceva la domanda. Assolutamente no. Quindi non ci si può iscrivere in questo caso. Quindi la specializzazione di sostegno ai fini della contemporanea iscrizione può essere considerata come corso di specializzazione? No. Tuttavia la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto all'articolo 3 del DM 930. In conclusione, alla luce dell'attuale normativa, con la precisazione riportata, i nuovi percorsi abilitanti sembrerebbero compatibili con l'iscrizione ad altri corsi universitari. Per ciò che riguarda in particolare la questione della compatibilità dei nuovi percorsi con il TFA di sostegno, in attesa di eventuali ed ulteriori chiarimenti ministeriali, il problema al momento sembra non sussistere, in quanto il TFA sostegno afferisce all'anno accademico 22-23, mentre il corso di abilitazione 30-60 CFU farà riferimento all'anno accademico 23-24. Dunque, questa è un'altra risposta. Ora, diciamo che vediamo un attimo di rispondere verso la fine a qualche altra domanda. Mi chiedono di adesso diciamo passare la linea ad altri colleghi perché devono completare il discorso, poi magari vediamo di concludere con ulteriori domande. Va bene, ok, ti passo la linea, spero che sia stato tutto chiaro, cercheremo di chiudere poi con altre domande in fase successiva. Vediamo un attimo chi è in linea, un attimo solo, e vediamo di disconnetterci e far connettere qualche collega. Qualche secondo, grazie. Allora, vedo in linea il nostro segretario, un attimo che lo mettiamo, ecco, buongiorno segretario. Buongiorno, allora, buongiorno a tutti. Io spero che ci sia stato molto video ai colleghi, perché purtroppo l'argomento era bello pieno, quindi ho dovuto prendermi quasi tutta l'assemblea. Adesso passo la linea a te, che dirai sicuramente delle cose molto più interessanti. Bene, vi lascio al segretario. Grazie, grazie per Francesco, buona giornata a tutti, grazie per la partecipazione a questa assemblea e ci tenevo tantissimo ad essere presente perché è vero che ricopro la carica di segretario generale nazionale, ma sono sempre il vostro segretario provinciale e ho a cuore Taranto, tutti gli iscritti, iscritti e non iscritti che mi contattano, di conseguenza la mia presenza è sempre molto attiva e partecipata sul territorio. Di conseguenza cominciamo a parlare oggi di quelle che sono le problematiche del contratto. Mi fa piacere poter... È chiaro, voi avete sicuramente appreso da articoli, da letture di giornale, più o meno come sono andate le cose, come è stato modificato il contratto. Però io ve ne voglio parlare direttamente, perché avendo partecipato a tutti gli incontri dell'ARAN, mi fa piacere illustrarvi non solo i cambiamenti e le modifiche che sono state apportate, ma anche tutte le procedure che abbiamo seguito e anche i momenti particolari di discussione per poter arrivare a questa ipotesi di contratto. Sapete bene che il 14 di aprile è stata firmata da noi l'ipotesi del contratto. Siamo in attesa del contratto definitivo, è un contratto che sta alla Corte dei Conti, che viene controllato attentamente in tutte le sue sfaccettature. È un contratto che
ha smontato del tutto, siamo riusciti con un lavoro lungo a smontare tutta la 107. È un contratto che adeguato ai tempi che stiamo attraversando, dico i momenti lavorativi dell'attività che andiamo a svolgere in tutte le istituzioni scolastiche. È un contratto che io ho definito ponte. Perché ponte? Perché da un contratto siglato e firmato nel 2018 e la scuola ha subito dei cambiamenti radicali, e chi ha contribuito a questa trasformazione e in modo particolare è stata l'esperienza che abbiamo vissuto tutti quanti con il Covid, dove siamo riusciti a mantenere il passo, a essere pronti a rispondere a un'esigenza imprevedibile che ha coinvolto tutto il mondo, ma il nostro settore, quello dell'istruzione, non aveva mai e poi mai ipotizzato in precedenza una DAD. Di conseguenza non c'era una regolamentazione del lavoro nel contratto. Eppure tutti insieme, personale ATA, docenti, dirigenti, tecnici, hanno dato una risposta immediata. Diciamo che siamo stati i più veloci, i più pronti dalla pandemia, dalla dichiarazione della pandemia al giorno dopo alla DAD. Però tutto questo ci ha fatto riflettere che comunque andava rivisitato, comunque andavano stabilite delle regole e adeguare un contratto a una scuola che si trasforma, una scuola che ormai è basata sulla digitalizzazione, una scuola che deve prevedere anche il lavoro agile, il lavoro da remoto, una scuola che non può rimanere indietro rispetto ai tempi. Però perché ponte? Perché non è che tutto è stato risolto, sappiamo molto bene che tante altre cose andranno modificate, andranno sicuramente valorizzate, però era necessario porre la firma il mese di luglio a quell'ipotesi di contratto, perché altrimenti non può essere prevista un'apertura contrattuale 2022-2024, un'apertura di una nuova fase contrattuale, se non si chiude e non si ipotizza ratificato il contratto precedente. Quel contratto era un contratto del 2019, scaduto nel 2021, ecco perché l'urgenza di porre la firma all'ipotesi di contratto. Ora aspettiamo che torni dalla Corte dei Conti per poter porre la firma definitiva sul contratto e poter incominciare a lavorare, come già stiamo facendo, cercando di sollecitare, di attenzionare il governo e i vari ministri di competenza, di poter veramente mettere nella legge di bilancio una congrua somma per poter parlare di una nuova stagione contrattuale. Come capite bene, il momento è critico. Da una parte abbiamo un contratto siglato ma ancora non ratificato, dall'altra stiamo già lavorando per trovare risorse, per sollecitare, per sensibilizzare il governo a mettere la giusta attenzione economica su un'apertura contrattuale che ci interessa in prima persona. Sappiamo che ci sono delle criticità, sappiamo che il governo deve rispondere a degli impegni assunti dai governi precedenti, sappiamo che la situazione è critica, ma il potere d'acquisto è sempre più incalzante rispetto ai nostri stipendi, di conseguenza abbiamo dei problemi seri da evidenziare dal punto di vista economico del nuovo contratto,
e anche dal punto di vista normativo. Ritorniamo al contratto siglato, è un contratto che avevamo chiuso nel mese di dicembre la parte economica per il 95% e avete avuto prima di Natale gli arretrati. Poi abbiamo incominciato a parlare di quel 5% che mancava a chiusura e soprattutto non avevamo assolutamente aperto una discussione dal punto di vista normativo. Modifiche ce ne sono state per i docenti e per il personale ATA. È un contratto che ha messo ordine a quella che è proprio il lavoro, quello che è il lavoro dei docenti, dei precari e del personale ATA. In che senso? Abbiamo lavorato tantissimo per poter definire, anche perché ci tengo a sottolineare che ogni piccolissima, sensibile modifica contrattuale corrisponde a una copertura economica. Di conseguenza tutto ciò che magari può sembrare la cosa più semplice e più scontata non è così, è corrispondente a una copertura economica. Di conseguenza c'è sempre un chiedere, un proporre da parte del sindacato e poi ci vuole una risposta dalla parte politica. L'ARAN, il presidente dell'ARAN, è solo, diciamo, un interlocutore tra le parti e di conseguenza il lavoro è durato 18 mesi. 18 mesi per discutere sulla funzione docente. Siamo arrivati anche a codificare bene quelle che sono le ore da attribuire all'attività lavorativa inerente la funzione docente e tutto ciò che invece è formazione. C'era un gran disordine, da tutte le parti ci veniva chiesto ma quante ore, chi può decidere la partecipazione ai corsi di formazione? Si fanno tante ore ma non sappiamo se questi progetti sono passati dal collegio, insomma confusione su tutti i fronti. Bene. La formazione viene decisa, approvata dal collegio dei docenti, la formazione è durante le ore, viene considerata servizio effettivo, di conseguenza essendo servizio effettivo oltre le 40 ore, se viene richiesta altra formazione, viene portata al tavolo e deve essere retribuita in maniera forfettaria. Di conseguenza ci tengo a sottolineare che in questo contratto ci siamo ripresi un'autorevolezza in questo senso, perché mentre il contratto precedente aveva svilito l'importanza contrattuale a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale, e a questo punto vi ricordo che siamo anche scesi in piazza sia per la parte economica sia per sensibilizzare l'ex governo e l'ex ministro che aveva chiuso tutte le interlocuzioni contrattuali con i sindacati. Ecco, attraverso il contratto abbiamo stabilito che tutte le decisioni devono passare dal tavolo contrattuale. La formazione, la retribuzione forfettaria delle eventuali ore in più rispetto alle 40, deve passare ogni progetto per poter stabilire chi, quanto e come deve essere svolto il determinato progetto, deve essere contrattualizzato l'importo del tutor e dell'orientatore. Ricordatevi che durante il periodo estivo abbiamo letto tanto su queste due figure dove veniva detto di tutto di più, si parlava di 5.000 euro, di 6.000 euro, invece è una somma
che viene stabilita al tavolo contrattuale, in proporzione agli impegni, in proporzione agli alunni, in proporzione alla grandezza anche dell'istituzione scolastica. C'è stato anche un grande impegno da parte nostra per poter anche modificare alcuni passaggi, diciamo, che abbiamo ritenuto necessari. Nel contratto si evidenzia una differenza tra lavoro agile e lavoro da remoto. Il lavoro agile è un lavoro che viene fatto in determinate situazioni di emergenza, è un lavoro che non deve essere definito il luogo da dove si svolge, ha una caratteristica di temporalità. Per esempio, faccio l'esempio di chi deve sottoporsi a delle lunghe terapie oncologiche o altro, che può svolgere l'attività anche da un posto che non viene definito precedentemente. Mentre il lavoro da remoto è un lavoro che contrattualmente è stato definito come un lavoro che deve, insieme al lavoratore e al dirigente, stabilire modi, tempistica e luogo da dove si svolge. Ecco, c'è una differenza, lo abbiamo contrattualizzato, le aspettative, i congedi parentali che prima avevano la necessità di un periodo di richiesta di 15 giorni, lo abbiamo abbreviato a 5 giorni per facilitare quelle che sono proprio le attese immediate di situazioni che si possono venire a creare, e anche per poter essere attenti a quelle che sono le situazioni che stravolgono l'andamento familiare, alcune imprevedibili. Di conseguenza, pensare che una richiesta deve precedere 15 giorni è un po' una situazione che non andava bene. Di conseguenza abbiamo stabilito che basteranno 5 giorni di attesa. Una modifica e un'attenzione particolare è stata data ai vincoli, dove già stiamo lavorando attraverso quello che è il contratto sulla mobilità, abbiamo lasciato aperto che i miglioramenti che ci potranno essere contemplati dal futuro contratto sulla mobilità. L'attenzione ai precari, come per i docenti, e quanto lavoro è stato fatto per trovare la copertura finanziaria per poter considerare i 3 giorni di permessi sia come sono già di fatto per il personale a tempo indeterminato, e anche per tutti coloro che hanno i contratti a tempo determinato. Potranno, nel momento in cui questo contratto sarà ratificato con la firma definitiva, alla pari dei docenti a tempo indeterminato, potranno usufruire con autocertificazioni anche loro dei 3 giorni di permesso retribuito. Questa è stata una lotta voluta, sentita, partecipata dal sindacato. E poi ci siamo posti il problema che non poteva assolutamente creare la differenza tra il personale docente e il personale ATA, perché il personale ATA sappiamo che lavora tantissimo, che è impegnato a sopperire anche, parlo delle segreterie, praticamente tutto ciò che veniva fatto da altri enti, da altri uffici, oggi viene svolto tutto nell'ambito delle segreterie. E perché non riconoscere anche al
a coloro che lavorano a tempo determinato nell'ambito del personale ATA, dal collaboratore all'assistente amministrativo, riconoscere e anche i tecnici i 3 giorni di permesso retribuito. Ecco, a questo punto devo chiarire un passaggio importante per tutti i tecnici, riconoscendo che fanno un lavoro su più istituzioni scolastiche, abbracciando anche vari territori, perché molte volte in alcune zone particolari si spostano da un paese all'altro, anche non solo nello stesso distretto, è previsto da questo contratto una retribuzione contrattuale che sarà stabilita anch'essa dal tavolo contrattuale. Vedete che tutto passerà dalla contrattazione. È importante perché stiamo dando importanza al dirigente, in quanto il dirigente molte volte non da solo poteva prendere determinate decisioni, e anche da tenere presente che è un lavoratore, ma soprattutto importanza alla RSU e ai terminali associativi che si siedono al tavolo e discutono come meglio si può tenere presente il lavoro di tutti i lavoratori delle varie istituzioni scolastiche. Ecco, io da subito, da quando ho assunto il ruolo nazionale, mi sono sempre spesa anche per quanto riguarda la facilitazione e la soluzione di voler trovare una stabilizzazione ai precari. Da subito ho proposto anche il doppio canale. Detto così, doppio canale fu una soluzione che trovò il nostro Presidente della Repubblica Mattarella quando era Ministro della Pubblica Istruzione. Fu una soluzione che all'epoca riuscì a risolvere il problema del precariato, in quanto si crearono queste due tipologie di percorsi facilitati per coloro i quali erano in attesa di nomina per concorsi superati, e coloro i quali che erano in lista e in delle graduatorie per aver svolto del servizio. Di conseguenza, questa nostra proposta è sempre stata dall'inizio portata ai tavoli, perché pensiamo che in questo modo si può veramente risolvere velocemente il problema del precariato. Abbiamo, come vi ha già illustrato ampiamente Pierfrancesco Caressa, tutti questi concorsi che sono da fare, da svolgere. C'è anche un po' di confusione tra i concorsi da fare, i CFU, come si devono svolgere i percorsi dei CFU, chi deve avere 30 crediti, chi 36, chi 60. Stiamo lavorando tanto, però purtroppo è stata una legge voluta dal ministro Bianchi all'epoca. Vi ricordo che c'è stato uno sciopero, ci siamo opposti per questa legge perché già capivamo dove stavamo arrivando e alla confusione che ci sarebbe stata, e oggi più che mai stiamo cercando di lavorare i tavoli, anche perché ricordo che questo è un comparto dove il segretario è il segretario delle istituzioni scolastiche, ma è anche dell'università, della ricerca. Di conseguenza ci sediamo ai tavoli dell'università e cerchiamo di portare le ragioni per far capire a chi non ha contezza dei problemi della categoria di quanta confusione c'è. Di conseguenza è un momento difficile, avete ragione, lo stiamo vivendo anche noi, questo momento drammatico di confusione estrema, concorsi, CFU, chi può partecipare, chi non può partecipare. Di conseguenza cercheremo anche in seguito, non solo oggi, ma vi seguiremo anche con altri incontri specifici
per essere vicini alla categoria, per dare risposte a questa grande confusione. Faremo anche dei corsi di preparazione ai concorsi. Ecco, la vicinanza del sindacato SNALS c'è e ci sarà. Però vi devo dire che anche per il personale ATA abbiamo lavorato tantissimo. Abbiamo cercato di dare il massimo per quello che è stato possibile ai direttori di servizi amministrativi. Abbiamo lavorato sulla bozza dove c'era scritto che ogni 3 anni dovevano cambiare la sede di titolarità e invece poi abbiamo ottenuto la netta stabilizzazione fino al momento della pensione o, se è a domanda, è un'altra esigenza. Abbiamo difeso da subito sempre i facente funzioni, abbiamo preparato anche degli emendamenti dicendo: ma quando c'è il lavoro svolto da 10 anni, 20 anni, 15 anni, hanno avuto il plauso dei revisori dei conti, il servizio lodevole che hanno dimostrato di poter fare, questo giustifica una stabilizzazione. Purtroppo non è stata accettata. Ora abbiamo trovato la mediazione, che già anche loro per 3 anni rimarranno nelle istituzioni scolastiche, e questo per dare stabilità anche alle istituzioni scolastiche, perché l'andirivieni dei facenti funzioni, capite bene che crea un problema di pagamenti, di firme in banca, insomma c'è tutto una situazione particolare dove il sistema si ingessa. Ecco, per gli assistenti amministrativi dare la possibilità di poter fare questo avanzamento come funzionari, i collaboratori che possono partecipare a dei corsi e diventare operatori, e praticamente quella famosa area C, che un contratto che non era mai partito, ecco, dall'area C c'è questo salto nell'area D, e questo sicuramente è un'attenzione migliorativa, anche perché poi ai fini della stabilizzazione dei facenti funzioni viene richiesto una laurea triennale. I dirigenti siamo in attesa di un concorso, abbiamo presentato un emendamento per facilitare il funzionamento delle scuole, cioè dove il dirigente è reggente, il primo collaboratore può usufruire di un esonero, e di conseguenza questo esonero consente subito a chi è il primo collaboratore di poter svolgere un'attività intensa, attenta, partecipata dell'andamento della scuola. Ieri è passato questo emendamento, di conseguenza creerà anche una ricaduta di posti di lavoro per i precari. Abbiamo cercato di lavorare in questo senso, perché dove è possibile creare questa situazione di esoneri, chiaramente quel docente che va a ricoprire questa carica verrà sostituito con la presenza di un docente precario e un contratto a tempo determinato sino al termine delle lezioni. Ecco, è una serie di modifiche. Vi dicevo che abbiamo lavorato per tutto questo, e perché piano piano abbiamo smontato la 107 della buona scuola. Lavoreremo ancora, apporteremo tante altre modifiche, tanti altri miglioramenti. Adesso stiamo chiedendo l'atto di indirizzo, finalmente c'è un'apertura da parte a lavorare su questo, perché un contratto comincia di lì, comincia dall'atto di indirizzo, cioè il ministero ci chiama e ci indica attraverso l'atto di indirizzo quelle che sono le future proposte contrattuali. Si discute sull'atto di indirizzo,
Apro e chiudo una parentesi, l'atto di indirizzo del ministro Bianchi lo abbiamo contestato da subito, vi ricordo che abbiamo fatto tante contestazioni, che non lo accettavamo perché proprio per quel che vi ho detto prima avevamo già intravisto che non era una situazione ottimale per nessuno. Vi ricordo che l'aumento stipendiale andava da 50 a un 74 euro per i docenti e da 18 a 30-35 a secondo delle fasce stipendiali per i docenti. Siamo arrivati a 124 con un lavoro continuo sull'atto di indirizzo a 80 euro a secondo delle fasce del personale ADA da 80 a 60. Di conseguenza tutto questo sembra nulla, ma è stato un migliorare l'atto di indirizzo che era stato presentato dal precedente ministro. Non faccio critiche di colore, per carità di Dio, anche lui ha lavorato bene per quelle che erano le situazioni di quel momento, le risorse di quel momento. A noi non ci interessano né bianchi, né rossi, né neri, a noi ci interessa il sindacato. Questo sindacato è un sindacato che lavora per i lavoratori, la politica la facciano gli altri. Lavoriamo per la nostra autonomia, parliamo con tutti, siamo propositivi con tutti, ma il nostro obiettivo è sicuramente quello di pensare al bene di tutti i lavoratori, dal collaboratore al dirigente. Tutti sono lavoratori, tutti meritano l'attenzione e io dico sempre che la scuola può andare avanti se ognuno occupa il suo posto. Se non c'è il collaboratore, la scuola non si apre. Se non c'è il docente, non si può far scuola. Se non c'è il dirigente, la scuola non ha una persona che coordina, che anche opera per il miglior funzionamento delle istituzioni scolastiche. Io vi ringrazio, lascio la parola adesso a Pierfrancesco per darvi alcune risposte e continuiamo questa assemblea. Buona giornata a tutti, siamo a completa disposizione, io il lunedì sono in sindacato, sono presente il martedì mattina, il venerdì pomeriggio, chiunque ha bisogno mi trova qui a Taranto, possiamo parlare e possiamo anche confrontarci sui vostri problemi. Grazie. Grazie Elvira del tuo importante e puntuale intervento. Allora, adesso dobbiamo parlare un attimo di pensioni con il collega Gianfranco Buttari. Prima di passare la linea vedo qualche risposta, naturalmente qualche domanda, chiedo scusa, naturalmente vedo delle domande che necessitano di approfondimenti. Allora, per esempio, vedo per l'ITP ne abbiamo parlato, hanno la possibilità di fare i concorsi con il solo diploma entro il 31/12/2024, successivamente dovranno prendere la laurea triennale e fare il percorso da 60 CFU. Straordinario bis ne abbiamo parlato, dovranno completare con i 30 CFU. Per quanto riguarda, va bene, il nuovo CCNL, possibile passare a essere iscritti con un corso CLIL? Bisogna vedere, diciamo che è possibile essere a un corso CLIL. Sì, si potrebbe fare, non ci dovrebbero essere problemi, ma in questo caso basterà chiedere eventualmente le autorizzazioni dell'università. Straordinario bis ne abbiamo parlato. Per quanto riguarda la laurea in educazione sociale e tecniche, per quanto riguarda le classi di concorso, le consiglio di venire in sede perché dobbiamo fare un'analisi più approfondita, non è possibile qui, dovremmo analizzare le domande. Chi ha fatto il sostegno all'estero potrebbe partecipare, vediamo meglio la situazione perché sappiamo che quelli con il titolo estero per ora hanno avuto la possibilità di anche conseguire le supplenze, di conseguenza potrebbero essere ammessi con riserva, ma insomma sarà da valutare appena escono gli avvisi. Per il resto non vedo altre domande, passo la linea al collega Gianfranco Buttari che ci parlerà delle pensioni. Eccolo qui, ci sei Gianfranco, ecco, buongiorno, ti lascio la linea, cerchiamo abbiamo un po' organizzato l'assemblea e ti abbiamo un po' sottratto del tempo, vediamo di recuperare. Sì, sarò molto breve, sarò molto breve. Vorrei informare i nostri colleghi sui criteri e quali sono i requisiti per poter andare in pensione a far data dal 1 settembre dell'anno prossimo. Allora, voi sapete benissimo che entro il 23 di questo mese bisogna
inviare tramite istanze online l'intenzione, la domanda al Ministero per l'eventuale collocamento in quiescenza. Però per quanto riguarda le pensioni dobbiamo essere molto chiari, ci sono dei requisiti molto precisi e per alcuni criteri, e qui parliamo di quota 100, 101, 102, 103, i requisiti devono essere cristallizzati. Che cosa significa cristallizzati? Faccio un esempio: se io voglio andare in pensione con quota 100, io devo avere 38 anni più 62 di età, ma questo deve essere cristallizzato, fermo, raggiunto il 1° dicembre del 2021. Per quota 102 gli stessi requisiti, 38 al 31 dicembre del 2022. Invece con quota 103, ovvero 41 anni e 62 di età, devono essere cristallizzati al 31 dicembre di quest'anno. Per quanto riguarda invece le pensioni, le tipologie di pensioni per il raggiungimento dell'età anagrafica o del servizio, non ci sono limitazioni specifiche. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia a domanda, deve avere, può presentare domanda e quindi eventualmente andare in quiescenza, però deve aver maturato i 67 anni fra il 1° settembre e il 31 dicembre di quest'anno, con un'anzianità minima di 20 anni. Specifico che per quanto riguarda le pensioni, il minimo pensionistico per poter andare in pensione è fissato a 20 anni. Infatti tutti i colleghi che purtroppo sono entrati in servizio, in ruolo, un po' avanti con l'età e non hanno raggiunto i 20 anni di servizio entro il 23 di questo mese, data di scadenza, ripeto, data di scadenza per la presentazione delle domande, deve presentare un'istanza al dirigente scolastico per mantenimento di servizio per il raggiungimento del minimo pensionistico. Poi posso andare mantenendo i requisiti della legge Fornero, ovvero 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Oppure, per coloro i quali non hanno raggiunto tutti i requisiti per la pensione anticipata, ma cioè abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, ma non abbiano raggiunto i 65 anni d'età, possono fare la domanda e il mantenimento part-time in servizio. Come vedete, è una situazione molto chiara e molto lineare. Poi ci sta la possibilità anche eventualmente di opzione donna, però opzione donna significa che io devo aver raggiunto i requisiti previsti dalla legge, e quindi 35 anni e 60 di età. C'è qualcuno che sta riflettendo su eventuale presentazione, inviterei questi colleghi a contattarci e venire qui in sede, perché faremo prima di fare una qualunque domanda, faremo una simulazione per vedere se ci sono meno gli effettivi requisiti. Voglio spiegare una cosa, che la domanda che presentiamo tramite istanze online non è esaustiva di tutta la procedura. Una volta che noi abbiamo fatto questo, rivolgendoci al nostro patronato, dobbiamo completare la procedura per la richiesta del pagamento inserendo IBAN, tutte le procedure attraverso il patronato. Io sono stato molto sintetico, però torno a ripetere, se avete dubbi o cose ci potete contattare qui in ufficio, prenderemo un appuntamento, faremo una simulazione e vedremo se ci sono o meno i requisiti per poter andare in pensione. Per Francesco io ho terminato. Perfetto, se vogliamo perfetto. Se ci sono delle domande e cose riguardanti la pensione posso eventualmente rispondere. Sì. Allora io credo
Credo che, insomma, di aver almeno risposto almeno le domande per quanto riguarda i CFU, poi se volete ovviamente degli approfondimenti dovete venire per forza in sede, non è, diciamo, il luogo deputato per poter rispondere a tutte le domande, quelle veloci sì, si riescono, ma poi quelle che necessitano di approfondimento è necessario ovviamente che veniate in sede. Ditemi se ci sono altre domande, volevo farvi presente che per quanto riguarda alcuni aspetti e altre domande che mi hanno fatto, giusto perché possono essere utili a tutti, diciamo che mi hanno chiesto, me le sono segnate, riconoscimento dei crediti pregressi, in quale tipologia di corsi abilitanti è consentita. Allora, il DPCM, in attuazione del decreto 59, riconosce nell'ambito dell'acquisizione dei 60 CFU i crediti universitari accademici precedentemente acquisiti. Nello specifico, all'articolo 8 del DPCM, al fine del conseguimento dei CFU o CFA, sono riconosciuti 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, fermo restando almeno 10 CFU in tirocinio diretto. I CFU e i CFA conseguiti nel corso di studi universitari o accademici, se coerenti col profilo di quello allegato A del DPCM, possono essere riconosciuti secondo le linee guida dello stesso dell'allegato di cui all'allegato B dello stesso decreto, quindi possono essere riconosciuti, no, i 36, i 24 CFU. Poi si potrà conseguire l'abilitazione all'insegnamento in tempo utile per iscriversi alla prima fascia delle GPS in occasione dell'aggiornamento del 2024. Allora, vediamo un attimo, ho scritto, sì, prevedibilmente, come accaduto con gli specializzanti sul sostegno, in occasione dell'ultimo aggiornamento si potrà inserire in prima fascia il GPS con riserva, con la possibilità di successivo scioglimento. Infatti, voi avete visto che per chi ha il TFA di sostegno, chi ha anche l'anno scorso con durante il ciclo del sostegno, il settimo ciclo, ovviamente nessuno aveva ancora conseguito la specializzazione, stavano completando la specializzazione, c'è stata la possibilità di inserirsi con riserva e di sciogliere la riserva. Presumibilmente anche questo succederà con i percorsi che devono partire. Ecco, qualcuno mi chiedeva di prove preselettive per quanto riguarda l'accesso, scusate, non riesco a trovare il telefono, le prove preselettive per quanto riguarda l'accesso ai percorsi, e vi ho anche anticipato che potrebbe esserci questa possibilità a seconda, no, del numero di richieste e delle possibilità. Per quanto riguarda altre domande, sto vedendo per le certificazioni informatiche, o meglio la CIAD per viata, nessuna informazione. Dobbiamo valutare, perché questi aspetti sono previsti per i nuovi inserimenti per quanto riguarda gli ATA, quindi secondo quanto credo tutte le certificazioni già acquisite non avranno problemi ad essere convalidate, perché comunque si parla di alfabetizzazione informatica, tutte, quindi coloro i quali hanno conseguito le certificazioni non dovranno conseguirne altre, si parla dei nuovi. Nonostante lo svolgano l'incarico già da molti anni, ci sarà la possibilità, data la carenza di sede, adesso vedremo, anche lì stiamo spingendo, perché per quanto riguarda il DSGA c'è una carenza incredibile e quindi dobbiamo necessariamente attendere che cosa il Ministero, ci stiamo lavorando, ecco, poi non vedo altre domande. Va bene signori, vi ringrazio. Per quanto riguarda, vedo un'altra domanda sulle pensioni. Gianfranco, se puoi intervenire tu, della signora Chialà. Nel caso della pensione anticipata per anzianità contributiva, il requisito deve essere raggiunto entro agosto 2024 o dicembre 2024? Sì, un attimo solo, arrivo subito. Sì, potresti chiarire il corso di alfabetizzazione, chi deve farlo? Chi non ha conseguito un titolo di alfabetizzazione informatica? Ok? Gianfranco, può intervenire per rispondere alla domanda della collega? Per me, magari appena si libera, interverrà. Dunque, per quanto mi riguarda, credo che non ci siano altre informazioni. Purtroppo il collega ha avuto un intoppo, quindi va bene.
Ok, magari risponderemo successivamente. Va bene, signori. Ok, l'assemblea diciamo che può ritenersi conclusa. Qual era la domanda? Gianmarco dice: nel caso della pensione anticipata per anzianità contributiva, il requisito deve essere raggiunto entro agosto. Il caso della pensione anticipata per anzianità contributiva entro il 31 agosto. Aspetta un attimo che controllo. Entro il 31 agosto. Pier, la data deve essere il 31 agosto. Perfetto, va bene signori, vi saluto, per quanto riguarda ulteriori informazioni ci contattate, perché ripeto, oramai l'assemblea volge al termine, e vi ringrazio per la partecipazione. Arrivederci.